buongiorno a tutti, io mi alzo solo perché da questa parte altrimenti non mi vedo, non ho per mania di protagonismo, poi come dire, è bello vederci in faccia. Io sono molto contento di essere qui in università da quando tra virgolette sono passato da quei banchi, in realtà non si finisce mai ad imparare, ma anche da questa parte si impara. Io fino a qualche mese fa ero uno studente come voi di giurisprudenza, mi sono laureato a Bologna e mi sono laureato con una tesi proprio sui rapporti tra mafia e chiesa, da cui poi è nato questo libro, che non è un testo, come dire, particolarmente giuridico, ma che cerca di affrontare in modo sociale anche dalle leggi, diciamo, della sociologia e di quello che ne è il percorso storico con delle testimonianze attive e presenti, quelli che sono stati i rapporti tra mafia e chiesa. Sono molto contento di essere qui e per questo voglio ringraziare, lo faccio veramente senza retorica, il professore Picotti, perché ho visto che ha letto il libro in modo molto meticoloso e le sue parole sono state importanti, oltre al dottor Peppino Tartaro, che avendoci raccontato questa vicenda, che sicuramente è una vicenda molto, molto dolorosa anche a livello personale, perché le querele non fanno mai piacere, soprattutto quando sono ingiuste, ecco, ci fanno perdere forse anche un po' di tempo inutilmente. E il professor Guidotto, che non so se qualcuno di voi avesse già avuto modo di ascoltarlo, di conoscerlo, ma credo sia uno dei pionieri in questa regione su un argomento attuale come quello di oggi. Io ho imparato a conoscerlo, tra virgolette, attraverso i libri, attraverso internet, attraverso una di quelle conferenze che credo possiamo definire storiche, il professore sulla bassa mano di grappa con Paolo Borsellino, e appunto perché siamo in quest'aula credo sia doveroso dirlo e ricordarlo. E, come dire, questa mia premessa non vuole essere la premessa di un lunghissimo intervento, voglio essere molto breve, poi magari se c'è qualche domanda sarebbe bello cercare di approfondire insieme quelli che potrebbero essere dei punti di contatto sia tra il libro sia tra la materia che il professor Picotti insegna qui all'università, sia tra le vostre altre curiosità, perché parlare anche di un libro con un titolo così forte a Verona, con delle vicende che per storia sono legate alla realtà meridionale, di spunti ne potrebbe aprire assolutamente tanti. Il professore Picotti nella sua introduzione parlava di quella zona grigia, ricordando le parole di Don Luigi Ciotti, e il vero grande problema, credo, della società di oggi è proprio legato a questo, a quelle persone che scelgono di non scegliere, no? E rimangono nel limbo senza mai prendere parte, perché in realtà, no, io nel mio libro ho raccontato, da un lato una storia brutta e peccaminosa come quella che può essere la storia di diversi ecclesiastici o di diversi personaggi, nel libro ci sono diversi nomi, ma dall'altra parte, no, posso anche raccontare una storia bella e luminosa che va in una direzione assolutamente opposta, però sulle persone che hanno già fatto una scelta, no? Hanno già scelto da che parte stare, non c'è molto da dire, possiamo assolutamente seguirvi e prendervi come esempio, come ci suggeriva il professor Guidotto prima. Il grande problema sta in quello che invece è quella zona grigia, su quelle persone che scelgono di non scegliere, e queste scelte vanno fatte nella nostra quotidianità, sono scelte che vanno fatte ogni giorno, cercando sempre di capire, no? Cercando sempre di distinguere in modo da evitare la confusione, e credo che questo non sia secondario. Il libro, nella prima parte, ho cercato di affrontare, di parlare di questi argomenti con un focus particolare ovviamente sui rapporti tra mafia e chiesa dal punto di vista storico e sociologico. L'inizio è un po' quello che diceva il professor Guidotto prima, nel 1963, con la Chiesa che vedeva comunisti ovunque, tutti i mali del mondo erano colpa dei comunisti, banalizzando il pensiero di quello che poteva essere il pensiero del cardinale Ruffini. Dal 63 a oggi sono passati 50 anni, in questi 50 anni è successo assolutamente di tutto. Peppino Tartaro prima parlavano del 1993, lo citava anche il professor Picotti come anno centrale, quello che significava, per le parole di Giovanni Paolo II del Regento, per le stragi che ci sono state e per le conseguenze che la Chiesa ha avuto, perché le stragi alle basiliche di San Giorgio al Velabro
e di San Giovanni Laterano sono causa di quel discorso dirigente del Papa, e forse qualcuno ogni tanto cerca di dimenticarlo. Nella seconda parte del libro, invece, questo credo sia l'elemento, come dire, che mi ha portato poi a pubblicarlo. Ho trovato un editore coraggioso, insomma, che volesse investire in questo, è il racconto di una chiesa attraverso le testimonianze di principali, di sacerdoti che con le mafie o con la cultura mafiosa ci dicono o ci hanno avuto a che fare. Sono delle storie molto ma molto diverse, perché racconto la storia per esempio di Don Pino Strangio, per esempio, che non so se c'è qualche calabrese in sala, ma è il rettore del santuario di Polso, un santuario dove l'Andrangheta almeno fino al 2009 documentato, e nel libro ci sono anche delle foto, faceva delle riunioni per eleggere il capocrimine. Cioè vuol dire che se domani Tizio volesse svegliarsi per costituire una famiglia di 'Ndrangheta a Castelfranco Veneto, prima deve chiedere il permesso alla famiglia di Polsi, per farvi capire anche l'importanza del santuario. E come dire, è lui, per esempio, Don Pino Saggio, una persona con cui io condivido molto molto poco di quello che dice, no? Però sicuramente è espressione di una chiesa che esiste ancora, così come espressione di una chiesa invece quella di Monsignor Pennisi, di cui parlavo prima Peppino Tatolo, oppure nel libro racconto anche via la testimonianza di un prete del nord, di un vicario di una diocesi importante che è quella di Bologna, sto parlando di Monsignor Silvani. A questo, cercando di legare, diciamo, questi temi all'attualità di oggi, credo che viviamo adesso in un periodo storico che non ci permette più, come dire, di rimanere indietro, e le nomine del Papa, che magari poi possono interessarvi, come dire, soltanto perché li leggete sui giornali, però forse avranno una valenza importante, le nomine che sono state fatte a Bologna e a Palermo nei giorni scorsi sono delle nomine, quella di Palermo soprattutto, al limite della rivoluzione, che è segno della storia che cambia, e questo credo sia un fatto determinante, anche perché, come dire, se vogliamo un po' allargare i temi e parlare di quelle domande a cui faceva riferimento prima il professor Picotti, legate all'economia, legate all'imprenditoria, forse i tempi sono opportuni anche per riconsiderare anche la funzione di una banca vaticana. Io sono dell'idea che non abbia motivo di esistere fondamentalmente, perché credo che la Chiesa non debba avere una banca, non se ne fa nulla. Però, come dire, forse è anche arrivato il momento per cercare di capire quello che è avvenuto negli anni Ottanta. Albino Luciani, quando era primario di questa regione, ebbe negato un finanziamento da parte di Marcinkus all'epoca. Poi lui divenne Papa e contro gli orri ne disse qualcuna. Quindi, come dire, sono sempre dei temi che sono molto 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 legati a noi. Io ho la fortuna, come dire, di essere cresciuto in un paese, dal balcone di casa mia a volte si vede Pantelleria, per farvi capire un po' in che zona abito, che è veramente al sud della Sicilia. Ho la fortuna di vivere in un paese dove abbiamo un'economia molto molto sana, no? Ezra Pound diceva sempre che non può esistere una sana economia senza una buona etica. Il mio è un paese di agricoltori. Se voi comprate una bottiglia di vino al supermercato avete il 40% di possibilità che venga da Menfi, per intenderci, no? E c'è un modello di cooperative, di economia, di tessuto che va a integrarsi col tessuto sociale, che è molto interessante, e studiarne, come dire, viverne le dinamiche, cercando poi di relazionarle anche con gli altri contesti, mi ha portato, come dire, a fare un po' di domande. E allora, se io, come dire, ho avuto la fortuna, se da un lato, di vivere in un paese così, che è anche un paese molto libero, il paese confinante però è quello di Matteo Messina Denaro, che si vedrà, no? Sono le contraddizioni della Sicilia, che se da un lato tutto è bello e pulito, abbiamo il mare, il vino e tante altre belle cose, dall'altra parte il vicino di casa Matteo Messina Denaro, che oggi è il latitante numero uno. E se vediamo un po' la storia delle organizzazioni criminali e di come si sono
come si sono allargate, come si sono espanse e come hanno risalito la linea della palma, come diceva Sciascia, i motivi li possiamo trovare per certi versi anche in una cultura cattolica di questo paese, perché io sono, come dire, potrei lasciare là alla domanda, no? Se avessimo avuto un paese con una popolazione meno cattolica e più cristiana, forse le mafie avrebbero fatto un po' più fatica ad attacchire. Scusate. Il Veneto in questo credo abbia una funzione centrale, perché il cattolicesimo veneto è un cattolicesimo che risalta molti punti della cultura meridionale. Ecco, sarebbe interessante ragionare su questo e ne approfitto per chi ne avesse voglia. Questo pomeriggio alle 17 ne parleremo anche con il Monsignor Barbolano al circolo ufficiali in Castelvecchio. Quindi, come dire, abbiamo anche la possibilità di dare la parola alla difesa per mettere la riflessione.